Ciao a tutti! Oggi prepareremo il ciambellone di carnevale al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, zucchero, 3 uova, tuorli e albumi separati, olio di semi di girasole, latte, lievito, vanillina, la scorza di un'arancia, un pizzico di sale e per decorare Nutella e zuccherini colorati. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla, mettiamo gli albumi, il pizzico di sale, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, mettiamoli da parte in una ciotola e togliamo la farfalla. Senza lavare il boccale, mettiamo lo zucchero e la scorza d'arancia. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i tuorli, la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 4. Aggiungiamo l'olio, il latte, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo la farina, il cacao, il lievito, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo nella ciotola con gli albumi. Adesso amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Una volta che abbiamo amalgamato bene l'impasto, adesso lo trasferiremo in uno stampo a ciambella che abbiamo ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Una volta sformata la torta, decoriamola con Nutella e zuccherini colorati. Ciambellone di carnevale al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!